per noi, per questi luoghi semi abbandonati. E così abbiamo raccontato al mondo che è possibile una soluzione umanitaria, non le soluzioni che escludono, che dividono, non i lager, non la disumanità. Abbiamo voluto trasmettere questo messaggio al mondo. E io lo so, tu sei stata sensibile, hai ascoltato questo messaggio e hai sempre manifestato la tua vicinanza con me. Sono felice che qua con noi ci sono tantissime persone che una meglio dell'altra, non lo dico per retorica, proprio non lo so chi devo nominare per non dimenticare nessuno. Ovviamente voglio però Luigi De Magistris, non posso fare a meno di non dire che qua sono felice per questo, perché per noi oggi rappresenta la speranza di questa ragazza. C'è stato proprio un raduno, anche la stampa migliore, tutti quelli che si sono occupati di viaggio, ma non per questo, ma in generale quella che contribuisce, volevo dire, a tenere accesa questa speranza per una Calabria diversa. Questa. Sempre stata incuriosita da quello che succedeva qua, perché quello che succedeva qua era il modello che tutti avremmo voluto vedere nelle aree, soprattutto nelle aree dove tanta gente arriva con sogni e speranze. Allora ho detto, se ci si può riuscire in questo piccolo paese senza conoscere Mimmo, ho detto però vedi è possibile, un altro mondo è possibile. E allora poi ho seguito la vicenda di Mimmo, ma non lo conoscevo ancora personalmente. Ci siamo conosciuti una sera a casa di un amico comune, Gianni Minà, e ho guardato in faccia quest'uomo, e quando vedi gli occhi di una brava persona non ti puoi sbagliare. Allora, quando l'ho sentito parlare, ho sentito la sua storia, mi ha invitato a Riace più volte, ma purtroppo non era stato mai possibile. Oggi, visto che canto qui vicino, ho detto approfittiamo di questo giorno in cui sono qua per venirlo a trovare e venirlo a sostenere. Io ho scritto tante volte, più volte, e lo scriverò sempre, io sto con Mimmo Lucani. Io proprio due parole di cuore. Innanzitutto grazie a Fiorella, perché non solo ci mette la musica, le parole, la poesia, ci mette la faccia in un paese in cui spesso l'indifferenza è linfa per i poteri criminali. E poi voglio dire due parole di Mimmo. Mimmo è l'antitesi del crimine e il simbolo della fratellanza universale, e insieme cambieremo la Calabria. Grazie. Francesca Presti ha dedicato una canzone per gli altri. Allora, per chi non mi conosce, Fiorella non mi conosce, ciao! Io sono una cantastorie, l'unica donna cantastorie calabrese, è per questo che indosso spesso il bancale, vissuto dalle donne calabresi. Io sono nata in Calabria, vivo in Calabria e lavoro in Calabria e conosco Mimmo da tantissimi anni. Da Cantastorie, 4-5 anni fa, io ho capito che questo progetto, questa idea, questa realtà, la volevano distruggere. Perché man mano che venivo, vedevo delle cose bellissime che erano state realizzate da Mimmo e da tutti i collaboratori di Mimmo, davano fastidio. Allora da Cantastorie ho detto, devo dire in musica, no? Quello che sta succedendo, quello che stanno cercando di distruggere e anche denunciare da cittadina, perché a volte noi cittadini tacciamo troppo spesso sulle ingiustizie e abbassiamo la testa, e questo non va bene, fa comodo agli altri.
come ieri sera pure Vinicio Capostella diceva, la bestia noi la conosciamo, la bestia è sempre in agguato, e se delle cose sono belle, buone, la bestia sbava e non vede l'ora di distruggerla. Quindi noi artisti, tutti, anche Massimo Ferrante che è dietro, ognuno, certo Fiorella è più brava di noi, e quindi il suo contributo è grandissimo, però anche noi nel nostro piccolo, rimanendo nelle periferie, possiamo comunque mantenere accesi i cuori. Riace Forever è la canzone che io ho scritto per Mimmo. Ci siamo, possiamo anche battere le mani perché il ritmo è proprio calabrese. Su si sale per morbide colline, piccolo paese dove la gente sorride, l'asino raglia in piazza, l'applauso scoppia sincero, non è un sogno, è proprio tutto vero. Asserinate, negozietti solitari, risa di bambini negli slalti affolati, tutti giù per terra, bianchi, neri e marroncini, gioco pazzo che si muove, fa ridere i bambini. Ha il capo coperto, passeggia con gli short, passeggini a filoni, genitori per la mano, la giornata è stata lunga, faticosa, ben sudata, ora è sera, si può andare a casa a riposare. Riace, riace, dai non mollare, riace, riace, se la puoi fare, riace, riace, dai non mollare, riace, riace, dobbiamo continuare, ai paradisi fiscali, noi preferiamo i paradisi umani. Il nostro ci dice, ci vuole trasparenza, usare i fondi pubblici con responsabilità. Le cose non sono chiare, ma nelle altre occasioni non avete chiesto tante precisazioni. Il crack al malaccio, i prestiti agli amici, Monte Paschi, Banca Etruria, aziende finanziate, misteri, suicidi, buchi finanziari e i beni confiscati rimangono bloccati. Ponti, autostrade che crollano sulla gente, pedaggi vergognosi finiti alle offshore, Ilva che avvelena, l'Italia è tutto un crack, nemmeno i terremoti li ha scossi per pietà. Riace, riace, dai non mollare, riace, riace, se la puoi fare, riace, riace, dai non mollare, riace, riace, dobbiamo continuare, ai paradisi fiscali, noi preferiamo i paradisi umani. Ti hanno chiuso l'acqua per farti morire, la tua vita scusa, tutti i loro sondaggi, per le strade della vita non esiste la paura, le mani che ti stringono sono la tua natura. Don Lorenzo ha detto, I care, restiamo umani, ed io canto il punto, un paese canta al mondo, sento ancora l'asino che raglia più non posso, accanto a Riace e il mio posto. Riace, Riace, dai non mollare, Riace, Riace, se la puoi fare, Riace, Riace, dai non mollare, Riace, Riace, dobbiamo continuare, ai paradisi fiscali, noi preferiamo i paradisi umani. Brava! Vogliamo fermare il vento con le mani.
bombardare e derubare, questo è l'unico movente. Maria c'è spazio aperto, utopia del nostro tempo, nel cielo azzurro volo di libertà. Scelto io per questo momento, mi ha scelto Mimmo, quindi vi faccio questa canzone che parla delle occupazioni delle terre in Calabria nel 49, che è stata scritta dal nostro conterraneo Tello Ermanno Profazzi. Però se non si mi sciuscio vinto proprio morto, vedi che c'è il bello, lo so che c'è un po' moscio, ma c'è vedo benissimo. Vuoi te impegnato? Così il nostro eroe ti va a incanare in cielo con i parole. Suonasti la crociccia, cantasti con maestria, imbriacasti a tutti con la teologia. Suonasti la fanfarra e dopo ti pigliisti con la torre d'avorio. Sicuro ti chiudisti, vuoi da tu chi dici, busti vero cristiano, tu mi tirasti a peggio ed angusciasti a mano. Un bene poeta, io voglio un bene, quando sopra lo campo arrivare cartinei. Un bene poeta, a scrivere strambotti, quando i carabinieri spararono di trambotti. Ti insegnasti l'odio, la mafia e pipagione, e noi di tuoi paroli ti dicimo con la terra di dicesti, e ti la natura, abbasso le parole, dimmi la duratura, 29 ottobre di 49, nel terre di Melissa, noi dicimo i propri. Dai terre con baroni, con zappi, muri e ciucci, con pali e con borboni, all'improvviso di lui, i carmini di scella, e mi trattano peggio, mi servi della greba. Veri poeta, veri già mattina, quando di nostri carni ti dici rotonina. Un veri poeta, già mattina senza arba, quando lo nostro sangue ti dicevo mostarda. Quando eri poeta, cantavi in ton salotto, quando Francesco Nigro cadeva in terra morta, quando Angiolina Mauro puliva sopra l'erba, un corpus fracellato di carmine di scelta. Quando Giovanni Zitto, cammino senza salvamento, poeta un deriù, un divertimento. Tu venisti dopo allo campo santo assieme allo parrino Concenzo e lo dio santo, facesti orazioni senza fare un spadiglio e poi ti metti stanciaggi
di luogo di Runderi, quando sopra lo campo arrivarono i carabinieri. Runderi poeta, a scrivere strambotti, quando i carabinieri spararono i grambotti. Era Melissa, Occupazione delle terre in Calabria. Quella invece che segue è un canto in italiano. Io sono molto legato a questa canzone perché era un po' un segreto, un segreto non tanto segreto, perché la cantava, quindi era amata anche da un mio, come dire, un mio predecessore, nel senso che non c'è più, purtroppo è stato per molti anni come dire, il direttore dell'Istituto De Martino, si chiamava Ivan Della Mea. E ci siamo conosciuti in alcuni concerti che abbiamo fatto all'istituto in quel periodo con Daniele Sefe, non solo, ci sono stato anche io diverse altre volte, e lui amava questa canzone dell'Internazionale di Franco Fortini. Anzi, ci voglio mettere pure un capotasto, figlio, ora. C'ho un figlio che poverino non ce la fa più. Siamo gli ultimi del mondo, questo mondo non ci avrà, lo distruggeremo a fondo, spezzeremo la società, le fabbriche, il capitale, come macchine ci sono, nelle sue scuole la morale, chi comanda ci insegnò. Capita anche nelle buone famiglie. Questo pugno che sale, questo canto che va, l'Internazionale, un'altra umanità, questa lotta che è uguale, uomo all'uomo farai, l'Internazionale fu vinta e vincerà, noi siamo gli ultimi. Il suo male sparirà, l'avvenire è già presente, chi accompagni non morirà, al profitto e al suo volere, tutto l'uomo si tradì, ma la comune avrà il potere, dove regnò, regnò il sì, questo pugno che sale, questo canto che va, l'Internazionale, un'altra umanità, questa lotta che fare, l'uomo vuole fare, e l'Internazionale, vinta e vincerà, se tra di noi diremo, lavoro, amore, libertà, e se non ci riprenderemo, la parola è la verità, guarda in viso, chi mi dà memoria, chi ci uccise, chi mentì, il compagno porta la tua storia, e la certezza che c'è lì, questo pugno che sale, questo canto che va, l'Internazionale. Sogno e la realtà, da continente a continente, questa terra ci basterà, passi secoli ci hanno straziato, tra chi sfruttava e chi serviva, compagno esci dal passato, verso il compagno che
che ne uscì. Questo è il fiore del partigiano, come la ciao.